Nel clima di polemiche che sta avvolgendo la vittoria di Vincenzo De Luca alle primarie del centrosinistra, con diversi esponenti del Partito Democratico che non accettano la sua candidatura come espressione del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, abbiamo analizzato il voto e l'alto numero di consensi che l'ex sindaco di Salerno ha ottenuto nel Vallo di Diano con Rosvelia Aragone, componente del direttivo provinciale del PD. Sì, una vittoria un po' inaspettata, devo dire, per come stava evolvendo la situazione politica nelle ultime ore. Avevamo avuto un po' una sensazione di stanchezza dovuta ai tanti rinvii che purtroppo queste primarie hanno subito da dicembre a ieri, e quindi si avvertiva questa stanchezza un po' in tutti i militanti e anche nel nostro gruppo, il gruppo che ha creato il comitato Cambiare Ora Vallo di Diano. Nonostante la stanchezza, però, abbiamo tenuto duro, nonostante le ultime fughe, diciamo, del sostegno di De Luca avvenute negli ultimi giorni, quando sembrava che tutti stessero confluendo su Cozzolino, anche esponenti importanti del Salernitano. Nonostante ciò abbiamo tenuto duro, la segreteria provinciale, ma soprattutto anche i gruppi formatisi nel Vallo di Diano a sostegno di De Luca hanno tenuto duro, con il sostegno di importanti esponenti del partito nelle zone poi di Napoli e Avellino. Beh, il risultato è stato positivo e naturalmente il risultato fantastico della provincia di Salerno tutta e in particolare del Vallo di Diano. Ed in merito a quanto accaduto domenica ad Atena Lucane al voto in controtendenza registratosi a Teggiano, la giovane componente del Partito Democratico aggiunge: certo, è stato un peccato che la festa democratica di ieri fosse macchiata da delle polemiche che purtroppo nascono da lontano, che con l'evento delle primarie non hanno fatto altro che in realtà scoppiare di più e creare un maggior malumore. Sono frutto di una divisione che ha visto purtroppo esponenti del partito, cioè che al loro comodo usano il Partito Democratico, ma poi quando magari si tratta di fare accordi vanno anche in altro, verso altre direzioni. Ma questo non succede solo a Atena, purtroppo succede anche negli altri i comuni molte volte, e questo è ciò che dobbiamo imparare ad evitare. La controtendenza che ha riguardato comuni come il mio, il comune di Teggiano, quindi non ho vergogna, insomma, a dirlo, certo ha riguardato il fatto che a Teggiano, e sapeva, c'erano dei sostenitori vicini a Cozzolino che si sono mossi giustamente in tal senso, ma ciò nonostante, insomma, i sostenitori di Luca sono riusciti comunque a mantenere compatta la squadra e andare avanti a portare un buon risultato ad ogni modo per De Luca.